In tanti anni di attività, la Shark Event ha messo a sedere i tavoli delle decine di migliaia di giocatori. Abbiamo aperto collaborazioni con centinaia di circoli, di organizzazioni, abbiamo stabilito rapporti di amicizia, ma sicuramente ci sono alcuni personaggi con cui abbiamo avuto dei rapporti più stretti e che hanno incarnato al meglio lo spirito sportivo, amichevole e goliardico della Shark Event. Oggi abbiamo qui probabilmente due fuoriclasse, due teste di serie, due grandi amici, due teste di. Abbiamo qui Filippo Etna e Mauro Ghisoni. Ciao a tutti. Io comincio con una cosa particolare, perché voi siete amici nella vita, compagni di trasferta, compagni di gioco, quasi un matrimonio. Com'è questo sodalizio? Ma conta che io e lui ci conosciamo dagli albori del tempo, poi comunque tecnicamente abbiamo preso residenza qua, da qualche anno dormiamo insieme in letti separati, sia chiaro, è capitato non sempre ma cerchiamo di evitarlo. No, ripeto, per me è un'amicizia a 360 gradi, perché comunque oltre al gioco che fa parte della nostra vita, abbiamo per fortuna anche un bellissimo rapporto al di fuori delle due carte, quindi onestamente il fatto di scegliere per anni e da anni il circuito Shark Events, come tante volte ho rotto le scatole su Facebook, non è solo un discorso di tornei, field, buy-in, eccetera eccetera, è proprio un discorso di atmosfera, un discorso di persone, un discorso di amicizia, che per me è fondamentale. Sì, vabbè, la nostra amicizia risale ai tempi, diciamo che negli anni si è consolidata, ci eravamo conosciuti in un circolo comune che frequentavamo, diciamo che se nella vita in realtà puoi dire ho pochi amici, in realtà Filippo è un amico, cioè noi siamo amici nella vita proprio. La passione ci ha sempre accomunato, abbiamo fatto mille trasferte insieme, abbiamo la cosa bella tra di noi è il tifo sfrenato uno per l'altro, quindi non c'è il minimo di invidia, anzi forse ti incazzi di più quando perde l'altro che se non perdi tu. Calzarti in simultanea. siamo riusciti a fare cose irreali. Potrei raccontarvi di quando siamo finiti in un letto matrimoniale ad acqua insieme, ma anche no. Devo dire che sono contentissimo che per la prima volta che finalmente vinco una classifica in uno Shark sia diviso con il mio amico Filippo. Classifica anzianità, vorrei stare a precisare, no? Io so di voi molte cose che probabilmente chi ci guarda non sa. Filippo Etna, direttore di un'importante azienda di serramenti, imprenditore Mauro Ghisoni con un suo locale in quel di Voghera. Con una vita, con degli amici, con molti interessi, come riuscite a conciliare tutte queste attività con un ritmo di vita limitato alle 24 ore giornaliere? Guarda, proprio questo weekend abbiamo fatto un giro strano, perché venerdì, vabbè, io sono partito alle 5 e mezza per andare al lavoro, ho recuperato lui alle 5 del pomeriggio, siamo arrivati penso alle 9, alle 10, che ora siamo arrivati, cioè io avevo le allucinazioni, cioè vedevo la Madonna che mi camminava sul cruscotto arrivando, però vabbè, difatti il venerdì io sono sparito, mi sono eclissato perché non ce la posso fare e sfrutterò il lunedì per cercare di riprendermi. No, ripeto, è un sacrificio, detto tra virgolette, però ne vale la pena, perché comunque quando stai qua in mezzo a tutti noi, se mi posso permettere di dire così, vieni ripagato della fatica che hai fatto nell'arrivare, purtroppo, perché abitiamo a tipo 450 milioni di chilometri da qua. Sì, anche questa forse è la cosa che comunque nella nostra amicizia ci accomuna, siamo due persone prese sempre, infatti ogni tanto capita, nonostante siamo amicissimi, che non ci vediamo per 10-12 giorni, anche uno dei due scrive all'altro, ma sei vivo? Uno bestemmia, sì Cristo, sono 18 ore di fila che lavoro, e l'altro dice lascia stare, non dormo da due giorni, quindi... Al di fuori di tutto questo, che come abbiamo detto sacrifici, passione e tutto il resto, questa è stata un'annata veramente importante. Abbiamo un magnifico risultato nella classifica top player, siamo arrivati secondi a un pelo dalla vetta, abbiamo vinto la classifica top team. Yes, dominandola. Dominandola. Potrebbe anche venire un terremoto in Slovenia, però... Una bolla nella classifica top player a cui ormai sei abituato. Vabbè, devi sempre rimarcare la mia sfiga, però va bene. Però devo dire che avevo un obiettivo e ne abbiamo parlato molte volte in questi anni e tu mi dicevi
figa, voglio vederti una volta al tavolo finale. Siamo riusciti a fare questa cosa. No, beh, top team dominata, nel senso il team eravamo io e Filippo con altri a rotazione, ma i fissi eravamo io e lui. Diciamo che vabbè, abbiamo fatto entrambi un tavolo finale nell'arco della stagione, diciamo che la classifica è più che meritata, via. Assolutamente. No, la classifica, ripeto, il team è stata una grande soddisfazione. E un po' di, due secondi di rammarico per la top player, perché vabbè, cioè me la sono giocata all'ultimo, ero top 3 all'ultimo evento, all'ultima tappa. Non ce l'abbiamo fatta, però ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo comunque divertiti. Faremo meglio il prossimo anno. Non è vero, però ci proviamo. Ecco, appunto di questo, per un imprenditore che rilancia nel mondo del poker con 3Bet Game e collaborazioni sul territorio, un imprenditore che già la seconda volta in un mese che dà l'addio al poker e che ci viene a salutare. Beh, purtroppo l'anno prossimo ovviamente io ci sarò ancora, farò sempre il mio team, purtroppo non più in compagnia del mio amico Filippo, quindi dovrò cercare di formare il team in un'altra maniera, perché come mi ha detto lui, purtroppo gli impegni lavorativi stanno diventando molto pesanti, e quindi se capiterà per divertimento sicuramente verrà a trovarci e faremo trasferte insieme. Per me sarà un disastro, perché dovrò trovare un compagno d'avventure dopo ormai praticamente un sodalizio che dura da 3 anni ininterrotti, ma vabbè, l'importante, abbiamo la cosa principale è comunque abbiamo una vita al di fuori del poker, lo viviamo per divertirci, penso che lo sappiano tutti, siamo sicuramente tra le persone che cercano di far divertire anche gli altri in armonia, e per me venire qui sarebbe rinunciabile per il divertimento e per quello che succede a questi eventi. Penso che diventi così e sia così anche per tanti altri che vengono qua. Vuoi fare una dichiarazione strappamutande per salutare la Shark Event e tutti gli amici? Ma io, guarda, onestamente la Shark Event non la saluto, però adesso all'inizio dell'anno sarà veramente un disastro, detto in senso positivo, perché comunque abbiamo in azienda, nel lavoro, perdonami, vero, abbiamo tantissimi progetti impegnativi e tutto, quindi i primi mesi dell'anno saranno fondamentali e sarò nella palta fino sopra le orecchie, però vi prometto che al primo weekend utile dove ho un residuo di energia mi arrampico fin qui sopra, perché ripeto, se devo o se riuscirò ad evolvere un weekend al poker lo voglio fare qui, quindi questo è quanto. Allora, io approfittando adesso della nostra valletta improvvisata che mi allunga il trofeo del Top Team 2014 e del, perché abbiamo anche un secondo premio, mi allunghi anche, così ti prendo per il culo almeno un paio d'anni. Abbiamo il campionato Shark Bay 2014 davanti al capitano, ci sta. Ma non sta in piedi, non la roba, Bisoni dicevano. E nonostante la non giovanissima età, anche il premio Shark Rivelazione novembre 2014, così finalmente abbiamo qualche cosa dopo un'annata da mettere sul comodino a ricordo di quest'annata. Sì, devo dire, vabbè, dopo, ripeto, secoli senza niente, addirittura due. Questo mi farà ricordare per sempre il 70-30 con cui non ho vinto lo Shark. Sicuramente il premio era perché probabilmente meritavo io, ma è andata così. Comunque niente, mi sono divertito, era ormai tanto tempo che non facevo più un tavolo finale. Si sa benissimo che è difficilissimo comunque arrivare in fondo a un evento live, perché comunque sono sempre tanti giocatori, un conto è riuscire a fare la bandierina e un conto arrivare al tavolo finale di qualsiasi evento, perché comunque sono molti fattori che incidono. Sono contento, soddisfatto, è andata così, una bella annata, poi comunque ripeto, io prendo il poker come divertimento e aggregazione, se si vince è sicuramente meglio. Il trofeo Top Team, come vedrai, è diviso in 4 cubetti, sì. 4 per ogni uno, per ogni giocatore. Chiedi il tuo cubetto. Quindi prima di... Esatto, lo puoi staccare, a casa. Me lo stacco. Vorrei far notare che quest'anno è meraviglioso, perché a febbraio lo Shark, questo rivelazione l'ho preso io. Quindi vedete il livello rivelazione di quest'anno. Ci abbiamo 132 anni in due, no? Però no, con l'intervistatore però... facciamo 2 secoli. Esatto. Ragazzi, io vi ringrazio veramente. Grazie per questi 5 anni meravigliosi passati insieme, e con Bisoni continueremo a vederci per tutto il 2015, e con te speriamo il prima possibile. Grazie davvero. Max, grazie a te. Grazie, 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 tanti saluti.